questa è una personale del giovane artista Eric Pasino, è uno studente dell'Accademia e diciamo che ha una tecnica pittorica molto interessante e molto matura rispetto anche all'età che ha. Allora, molti degli elementi raffigurati nella sua pittura sono degli elementi che appartengono alla sua vita quotidiana. E vivendo appunto in una casa che è attaccata al lavoro dei miei genitori, in azienda ortofrutticola, troviamo anche molti riferimenti appunto a questa vita da vivaio, in questo senso, con piante secche appunto, vive o meno, o raffigurazione appunto come la serie delle carte che sono stilizzazioni in realtà di appunto un ambiente come quello della serra, che trasforma il mondo esterno in un qualcosa di più pallido, opaco, e allo stesso tempo isola il soggetto in questo alone nero. Per quanto riguarda l'altra serie che c'è qui dentro, quella sugli strappi, ho ripreso lo stesso, in realtà, lo stesso tema del doppia immagine, quella che si vede attraverso la carta, trasformandola in realtà in un dipinto che sta sotto a un altro dipinto che è rivelato solamente tramite la rottura del primo per far intravedere il secondo. In ogni caso, entrambi i dipinti, come nella serie delle carte, non esistono più per far nascere un terzo, che è appunto figlio del sacrificio di entrambi. È la sua seconda personale. Ha un curriculum già piuttosto importante, ha vinto diversi premi e quindi siamo qui per far, diciamo così, conoscere questo talento, che sicuramente può essere raffinato, può essere migliorato, ha una vita davanti ovviamente, e quindi siamo molto contenti di presentarlo. Io per ora dipingo perché letteralmente mi piace farlo, è una liberazione e quant'altro. Carriera in questo campo mi piacerebbe un sacco, davvero sarebbe una bella liberazione, una grande soddisfazione. Non ho veramente grandi obiettivi, in questo tempo sto solamente lavorando, sto migliorando e sto cercando appunto magari di farmi conoscere un po' di più, e per ora va bene così, direi, non ho ambizioni mondiali, ecco.